La ricorrenza mi porta a riflettere su esperienze dirette, personali, come accade in tanti giornali, anche qui all'Unione Sarda abbiamo piacere di ospitare spesso delle scolaresche, magari al compimento del percorso delle scuole superiori di secondo grado, e spesso mi colpisce il fatto che i ragazzi siano un po' apatici, che mostrino disattenzione nei confronti, per esempio, dell'informazione che è centrale nella nostra vita. Sembra quasi manchi quella curiosità tanto cara più di un secolo fa a Maria Montessori, che provava a inculcarla anche cercando di impostare un rapporto diverso, più aperto, tra i docenti, tra gli insegnanti e i ragazzi. Manca forse la solidità nei rapporti interpersonali, anche probabilmente per fortuna o purtroppo per quelle vite parallele che oggi si creano attraverso i social. La responsabilità è certamente della scuola, lacune probabilmente accentuate anche dalla didattica a distanza, ma la responsabilità anche delle famiglie che dovrebbero appassionare, coinvolgere, interessare, incuriosire i ragazzi, magari aprendo le porte di casa, sì, proprio le porte di casa ai metodi di Maria Montessori, così attuali dopo oltre un secolo. Grazie.